Stefano, allora le immagini dimostrano che ci sono parecchi e progressivi miglioramenti. Come ti senti, come stai e una previsione eventualmente? Stare sto molto bene, ho molta fiducia nel lavoro che io e Giovanni Caglione stiamo svolgendo. Le previsioni non si possono fare, è il chirurgo che va via dall'ok e ci dà un po' le tappe e gli appuntamenti per appunto incrementare sempre questa preparazione. Ora a fine dicembre un appuntamento sempre col chirurgo, col dottor Castagna, vedremo appunto cosa mi dirà, se riuscirò anche magari ad avere qualche possibilità per affrontare gli europei o seppure sarà meglio che me ne stia a riposo. Per quanto riguarda la tua sensazione, è meglio già affrontare gli europei oppure forse le Olimpiadi sono più importanti e meglio prepararsi un po' meglio? Ma sul fatto che le Olimpiadi siano più importanti non ci sono dubbi. Dobbiamo essere bravi a coniugare la voglia di rientrare in acqua che magari ho io, con la sicurezza di recuperare a livello biologico in maniera perfetta questa spalla. Quindi ripeto, io ho le mie sensazioni, però poi c'è chi mi segue, da Giovanni a Maietta, a chi mi ha operato, che mi darà o meno il via libera per fare quello che mi aspetta. C'è chi ti segue e chi ti sostituisce. Due parole su sia Pastorino che Gennaro, che hanno dimostrato che insomma Prorecchio è una vera società, nel senso che non ha fatto rimpiangere niente sotto un certo aspetto. Ma sì, io non avevo dubbi, sia Dario che Giacomo hanno dimostrato appunto di avere piena conoscenza del loro ruolo, piena consapevolezza delle loro responsabilità. Nelle ultime 5-6 partite ci sono stati tutti risultati schiaccianti. Partita col Savona è stata emblematica, c'era Dario che fino a due mesi fa era il terzo portiere, l'ha affrontata alla grande senza timore. Quindi appunto queste sono le caratteristiche di una grande società: quando magari manca una pedina importante c'è subito chi è in grado di sostituirla senza farne sentire la mancanza. Peraltro Dario qualcuno ha storto il naso, essendo il terzo portiere, però nelle due partite in cui la Prorecco ha perso non c'era, insomma una persona su cui si può sempre fare affidamento. No? Ma senza dubbio è con noi da tanti anni, non è la prima volta che dimostra di essere un portiere di ottimo livello, l'ha dimostrato anche ora e continuerà a farlo se ci sono bisogni. Senti, questa Prorecco di campionato che è in testa alla classifica e internazionale che pare strepitosa, 16 vittorie consecutive fra Via Dranska ed Euroleague, insomma l'ex Euroleague. Ma sì, io ho ancora in mente la finale di Roma dell'anno scorso. Anche l'anno scorso abbiamo battuto penso ogni record negli ultimi 100 anni di pallanuoto e poi abbiamo perso la partita più importante, quindi sarà bene farsi trovare pronti al momento opportuno. Abbiamo avuto un girone sicuramente alla nostra portata, lo stiamo onorando e lo stiamo dimostrando partita dopo partita, però appunto bisognerà essere pronti quando veramente sarà il momento. Ecco, per quello che può valere la regular season in campionato, la partita di mercoledì prossimo con Brescia, con gli amatori nuoto, sarà determinante? Eh sì, è un crocevia importante, perché in caso di vittoria da parte della Prorecco distanzieresti molto una diretta avversaria per lo scudetto e per il primo posto, quindi sarà un crocevia importante. Nulla succederà in caso di esito negativo, però insomma sarà uno di quegli appuntamenti che segneranno il campionato.